ragazzi, benvenuti nel canale Alienology. Io sono Ali e quest'oggi sono qui per un video speciale. È un video importante perché, appunto, dove ci saranno dei recuperi di fumetti che ho recuperato proprio ieri e novità importanti per quanto riguarda il mio canale, per voi che mi seguite, insomma, delle novità abbastanza succose. Ma bando alle ciance, partiamo subito. Allora, ragazzi, nel momento in cui sto registrando il video, è sabato 15 maggio 2021, ieri 14 maggio sono passato dalla mia fumetteria di fiducia, la fumetteria di Trani, saluto i miei amici della fumetteria, e ho fatto dei recuperi molto molto importanti, tra cui uno inaspettato, davvero inaspettato, perché anch'io non, anche per me è inaspettato, insomma. Però andiamo con quelli un po' più classici sul mio canale, perché li trovate sempre. Per cui partiamo subito dal Dylan Dog Almanacco della Paura 1994. Ecco qui, io, come ben sapete, ho tutta la collezione della serie regolare dei Dylan Dog, ho anche molti speciali, eccetera, però mi manca ancora qualcosina tra gli almanacchi e i giganti e gli speciali. E ho deciso di comprare questo Almanacco della Paura 1994, che all'interno ha una sua storia, una storia che si chiama Risvegli, a pagina 35, con i disegni di Ugolino Cossu, che è uno dei miei disegnatori preferiti, la storia di Tiziano Sclavi. E poi tante curiosità, insomma, l'almanacco, per chi non lo conoscesse, è un po' praticamente l'antenato del nuovo magazine di Dylan Dog, ma l'almanacco veramente spacca. L'almanacco della Paura, poi, in questi anni, 1994, quindi cioè, ci sono due storie, Risvegli, a pagina 35, e a pagina 132 C'era una volta, lo faccio vedere, questo qui, con Medda, Michele Medda e i disegni di Luigi Piccato. Poi ancora un almanacco, Almanacco della Paura 1997, eccola qui. Qui vediamo quante storie ci sono. Paura di vivere, pagina 37, un'unica storia. Anche qui disegni di Ugolino Cossu. Una storia invece è di Claudio Chiaverotti, eccolo qui. Ancora un almanacco della Paura, quindi dopo 94-97, due degli anni 90, troviamo l'almanacco della Paura del 2001, eccolo qui. Qui vediamo che storia c'è. Qualcuno nell'ombra, a pagina 33, vi dico subito di chi è. Paolo Barbato con i disegni di Giovanni Freghieri. È l'ultimo almanacco che ho recuperato, quello del 2004, quello più recente, se proprio vogliamo dire. Almanacco della Paura 2004, eccolo qui. Un altro almanacco che mi mancava. Qui la storia è Le notti di Halloween, pagina 33, con i disegni di Corrado Roy, già li ho intravisti, e la storia di Giancarlo Marzano. Ecco ragazzi, questi sono gli almanacchi che ho recuperato, quindi 4 almanacchi della Paura di Dylan Dog. Ne avevo 10, ora ne ho 14 su 24 uscite, me ne mancano 10. Insomma, prima o poi vedremo di recuperarli. Comunque li ho recuperati nell'usato, in fumetteria, a buon prezzo. Poi abbiamo la novità, ragazzi. Ho trovato un fumetto che non conoscevo proprio, non è nemmeno Bonelli, perché è un fumetto uscito negli anni 90, esattamente il primo numero uscito nel dicembre 95, per quanto riguarda Universo Pubblicità, Universo Fumetto. Questo fumetto si chiama Esp, il numero 1 è questo qui, Il Giardino delle Anime, soggetto di sceneggiatura di Michelangelo Laneve, che è un autore che abbiamo visto anche su Martin Mister, addirittura su 16 numeri della serie regolare di Martin Mister, su un numero di Giulia e sui due numeri della serie regolare di Dylan Dog, il numero 99 Sinfonia Mortale, il numero 104, Notte senza fine. Mi sono documentato un po' poi dopo su questo fumetto che non conoscevo. Sono state 18 uscite. Io ho trovato i primi 4 numeri, ve li faccio vedere. Il Giardino delle Anime, numero 1. Il numero 2, L'Angelo Predatore. Il numero 3, Un Mondo Sepolto. E il numero 4, Voci Lontane. Da quel che ho capito è un fumetto di fantascienza, ma con ovviamente con dei risvolti horror, e da quel che ho capito è ambientato in Italia. Mi hanno colpito anche i disegni, qui i disegni sono di Giancarlo Caracuzzo. Insomma, ho voluto provare questo Esp, ho trovato i primi 4 numeri, e in tutto sono 18 numeri, però i primi 4 numeri, insomma, li ho trovati e voglio leggerli, avevo bisogno di qualcosa di nuovo. Poi magari vi porterò sul canale la mia opinione su questi fumetti.
Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se lo conoscevate questo fumetto. Io sinceramente non lo conoscevo, però Michelangelo Laneve come autore lo conoscevo perché, come detto, ha sceneggiato diverse storie di Martin Mister, alcune di Dylan Dog e una di Giulia, quindi in Bonelli, ma questo qui non è un fumetto Bonelli, per cui vedremo un po'. Allora ragazzi, questi erano i recuperi fumettosi, ora passiamo alle novità, le novità del canale. Allora ragazzi, io come al solito vi ringrazio sempre in ogni video per il supporto che mi date. Ultimamente siamo molti di più, insomma abbiamo superato, stiamo andando verso i 600 iscritti, no? Mancano una ventina di iscritti per arrivare a 600, per me è un risultato incredibile e devo solo ringraziare voi. Volevo dirvi alcune novità per quanto riguarda il canale. Ragazzi, allora, siccome capitano delle settimane un po' più vuote, tipo la prossima settimana che acquisterò soltanto Topolino e i grandi classici Disney che dovevano uscire oggi, ma nella mia edicola di fiducia non li ho trovati, per cui ora se ne parlerà per martedì, molto probabilmente martedì comprerò Topolino e i grandi classici Disney. Volevo annunciarvi delle novità. Allora ragazzi, nelle settimane più vuote io vi porterò alcune video recensioni, alcune video opinioni di vecchi fumetti e di recuperi che ho fatto. Se ben ricordate, il 13 marzo, nel giorno del mio compleanno, ho fatto uscire un video in cui c'erano dei recuperi in un unboxing Bonelli e c'erano dei Color Fest che avevo recuperato, gli ultimi 4 Color Fest che mi mancavano per completare la collezione. Ho deciso di portare delle video recensioni di alcuni vecchi Color Fest, tra cui almeno 2 di quei 4 che ho recuperato, il numero 3 di Dylan Dog Color Fest numero 3 e il Color Fest numero 15. Molto probabilmente, anzi sicuramente, settimana prossima li leggerò e li porterò sul canale. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste novità sul canale. Quando ci saranno dei vuoti porterò video recensioni, video opinioni dedicate alle letture, insomma al recupero di letture che farò di volta in volta, per cui si partirà da questi 2 Color Fest, il numero 3 e il numero 15. Ora non ve li faccio vedere, sono lì in collezione. Poi vi devo dire, insomma, quali sono i fumetti che continuerò e quelli che taglierò. Allora, per quanto riguarda la Bonelli, continuerò ovviamente con Dylan Dog, continuerò con Martin Mister, Dampir e Zagor. Questi 4 resteranno e continuerò a comprarli. Quanto riguarda invece Bugs Comics, continuerò con Samuel Stern e i racconti dal Derrylang, ovviamente. La new entry importante è Dago, che ho già letto 2 numeri della ristampa colori bimestrale, continuerò a leggere quella lì di Dago. E poi Disney invece, Topolino settimanale, il mensile Grandi Classici Disney, il manuale delle giovani marmotte e il bimestrale Almanacco Topolino. Per il resto non leggerò più Paperino, che ho deciso di tagliare sia per spazio che per budget, ma anche per qualità delle storie che mi stava più convincendo. E poi ci saranno vari video acquisti, vari recuperi, vari unboxing e altre tipologie di video, già che ho portato qualche tempo fa. Ogni tanto parlerò di cinema, dei miei film preferiti, DVD, parlerò delle mie influenze musicali, insomma ci saranno diversi video. Ma le novità sostanziali erano queste, che ogni tanto ci saranno dei recuperi, delle letture e vi porterò video recensioni e video opinioni. Insomma, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dei fumetti che ho recuperato, dei 4 almanacchi di Dylan Dog, più di questi 4 numeri di questo fumetto Esp, e di queste novità che ho vi annunciato. Purtroppo ovviamente lo spazio è quel che è, il budget pure, comunque ho deciso di leggere tutti i fumetti che già leggevo, ho tagliato in sostanza soltanto Paperino, ma ho aggiunto l'almanacco Topolino, che prenderò visto che è bimestrale, e Dago ristampa a colori, che è bimestrale, continuerò a leggerlo, per cui queste sono le sostanziali novità. Per chi vuole entrare nel gruppo Telegram Alienology Nerd 360, link in descrizione, e per il resto ragazzi niente, io sono contento del supporto che mi state dando. Siete sempre in tanti a seguirmi, commentate, io rispondo a tutti, mi piace parlare con tutti. Ovviamente è capitato che qualcuno ha fatto qualche commento strano, ma ve lo dico subito, chi fa qualche commento strano e insulta viene subito bannato, perché non ho bisogno di queste persone, ho bisogno soltanto di persone con cui si può parlare delle nostre passioni, in questo caso della nostra passione per il fumetto, ma del mondo nerd in generale. Per cui ragazzi, il video finisce qui per questi recuperi fumettosi e per queste novità che vi volevo annunciare. Niente ragazzi, per chi vede per la prima volta il mio video e trova di suo gradimento quello che ha visto, può iscriversi al canale, può entrare nel gruppo Telegram. Insomma ragazzi, grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi. We'll be right back.